Buonasera a tutti e ben ritrovati in questa quindicesima puntata del Let's Play di Dofus Server Eresia. Io come al solito sono Piemo e questi i miei 4 PG. Oggi andremo a vedere il penultimo dungeon della fascia di livello 1.50. Che dungeon? Il dungeon dei Quaqua, un altro tipo di uccelli che troviamo su Dofus, uccelli delle montagne. Allora, apriamo la mappa e vediamo subito dove si trova. Il dungeon si trova a meno 4, meno 7, accanto al dungeon del Crocodile che si trova a meno 3, meno 7. Possiamo raggiungere il dungeon attraverso lo zap meno 5, meno 8. E adesso vediamo il craft della chiave. Quindi apriamo. No, non è questo il nostro. Che facevo dovuto fare? Forse questo. Ok, sì, questo. Ovviamente i livelli dei craft delle chiavi non li guardiamo, quindi scriviamo quack. Eccola qua, quindi la chiave del nido del quack qua si crafta con una piuma di tutti i colori dei quack, quindi ghiaccio, fiamma, vento e terra, più un artiglio del quack e una carne di uccello con doppia stellina. Carne con doppia stellina, chi la droppa? La droppa il cacciatore dai quack, ovviamente. Quindi se volete craftare tante chiavi dovete procurarvi un cacciatore che comunque droppi tante carni da questi uccelli. Intanto con i PG abbiamo cambiato un po' i set, come vedete abbiamo il Terdala su Panda e Yoppe, e abbiamo anche un cappellino strano, adesso non mi ricordo come si chiama, sullo Zamonas. Ah, siamo sullo Zamonas. Quindi vediamo, eccolo qua. Quindi vedete, ho fatto più o meno a tutti i PG come si chiama, questo qua, questo set qua, il blob reale. E poi, vabbè, ho craftato la Bertuz, mi manca ancora, nel caso dell'Osa, mi manca ancora da craftare il mantello e l'anello, perché ho alcune difficoltà a trovare dei pezzi e quant'altro. Mentre poi, vabbè, gli stivaletti reali dobbiamo ancora farli, quindi. Ah, no, 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 l'Osa non avrà questi stivali qua, avrà un altro tipo di stivale, scusate, mi sono dimenticato. Comunque, stiamo tentando man mano di finire i set. Quindi vediamo subito di iniziare il dungeon, ma prima, come vedete, ha un punto esclamativo sopra testa blu. Questo significa che avrà una quest speciale da affidarci. Vediamo, parlando ci manderà, dove siamo qua, a meno 1, meno 2 dall'organizzatore di eventi, mi pare si chiami, e come vedete abbiamo 3 emote. Infatti completando questa quest, che in poche parole consiste nel finire il dungeon, impareremo una nuova quest. Quindi abbiamo fiore, piangere e rifiutare, 3 emote per 3 tipi diversi di quest. Quindi apriamo il libro delle quest, eccola qua, l'ascensione, e andiamo dal gentile organizzatore di Quackerbuck e dobbiamo sconfiggere un Quaqua in un solo combattimento. In questo caso quindi possiamo farlo anche in arena, ma ovviamente noi siamo qua al dungeon e dobbiamo farlo, lo facciamo. Ricompense sono, vabbè, 388.000 punti esperienza, che comunque variano in base al vostro livello, e le emote rifiutare. Quindi in questo caso noi con questo dungeon impariamo le emote a rifiutare. Poi ci sono gli altri due dungeon, se non mi sbaglio, sono il dungeon dei Cannibal che si trova sull'isola di Otomai e il dungeon della Casa Fantasma, mi pare sia. Ah sì, se vi ricordate abbiamo scoperto questa cosa delle emote dopo aver finito il dungeon, quindi purtroppo lo rifaremo, magari lo farò io più avanti. Quindi adesso non mi resta che parlare col tipino questo qui e possiamo iniziare il combattimento. Quindi eccoci arrivati nella prima sala del dungeon e vi ricordo che il dungeon consiste in 5 sale totali. Livello finale del mob, livello 200, sempre per 4 PG come ricordo, per i dungeon modulari. E le prime 4 sale sono più che altro identiche, adesso vi faccio vedere. Troviamo nella prima sala questo mob, quindi livello 162 con un quacker di ghiaccio, due quack di ghiaccio e un quack di ghiaccio. Guarda, si è spostato. Si è spostato di nuovo il mouse. Le prime 4 sale sono uguali, cambiano solo, cioè la composizione del mob è uguale, cambia solo l'elemento dei mostri. Quindi ghiaccio, terra, fuoco e quello che è rimasto, vento. Quindi le prime 4 sale sono più o meno uguali, cambia solo il tipo di elemento e quindi le resistenze che avranno i mob, perché questi mostri avranno delle resistenze diverse in base al tipo di elemento che hanno. Quindi agriamo e vediamo subito cosa succede. E infine il panda qua. Ok, iniziamo il combattimento. Ovviamente le sfide non ci interessano, iniziamo subito con lo Yop, quindi iniziamo a potenziarci e vediamo subito i mostri. Qui
quindi abbiamo il Buck di ghiaccio che è livello 36, 370 di vita, 10 punti azione, 4 punti movimento, 100% resistenza neutro e acqua e 0% tutte le resistenze. Quindi in questo caso i Buck hanno 100% di resistenza neutro fisso e il 100% dell'altro elemento gioca sulle varie resistenze. Quindi in questo caso abbiamo Buck di ghiaccio e ha 100% di resistenza acqua. Se avessimo avuto Buck di fuoco avremmo avuto il 100% di resistenza fuoco. Adesso guardiamo quale altro è rimasto. Quindi il Quack di ghiaccio, quindi livello 38, 400 di vita, 50% di resistenza neutro, 100% di resistenza acqua e 100% di debolezza a fuoco. Quindi in poche parole simile al Buck di ghiaccio, solo che ha 50% di resistenza neutro e 100% di debolezza nell'elemento complementare del suo elemento. Quindi in questo caso abbiamo ghiaccio, quindi l'elemento opposto è il fuoco e così via, vabbè, per tutti gli altri tipi di mostri. Poi abbiamo infine il Quacker di ghiaccio, quindi livello 50, 630 punti vita, 7 punti azione, 5 punti movimento e come vedete ha un po' più di carattere di resistenza, quindi 100% di resistenza neutro, 100% di resistenza fuoco, scusate, acqua, 25% di resistenza terra e agilità e come al solito 25% di debolezza nel suo elemento complementare. Quindi abbiamo più o meno visto tutti le caratteristiche di questi mostri e adesso vediamo di combatterli. Quindi allora il Buck di ghiaccio con Wakiqui lancia più o meno, facciamo un 50-60 punti vita nell'elemento ovviamente che è il mostro, quindi adesso mi continuo a ripetere l'elemento, ma in questo caso l'elemento è ghiaccio quindi farà danni di tipo acqua e basta. Come vedete il crit è un po' più alto, quasi il doppio, ma comunque non fa danni molto alti. Allora passiamo il turno. Mentre vediamo il Quacker di ghiaccio, lancia Quackpot, quindi in linea come il Buck di ghiaccio, e in questo caso fa pochissimi danni, quindi 10 punti danni di tipo acqua, magari farà altre, lancerà altre, l'ho ucciso, con pazienza, vabbè. Ah no, tanto ne abbiamo un altro di qua, lancerà altri tipi di incantesimi, quindi ci portiamo col panna più davanti e vediamo che tipi di danni fanno. Potenziamo ovviamente tutti i PG con los Amoras. Ok, il Quack di ghiaccio, scusate, prima... Sì, ghiaccio lancia Quackpot e come potete vedere in questo caso non è lineare, ma magari anche il primo non era lineare, magari mi sono confuso. Sempre pochissimi danni, quindi 6-10 punti danno. Basta, vediamo, credo di aver visto tutti i tipi di... Sì, vedete, Wakiwi. Ok, quindi adesso abbiamo visto che abbiamo meno 185 fortuna. In questo caso il meno 185... Eccolo qua. Quindi Quackpot, oltre a fare pochissimi danni, dura per 3 turni e ci fa da meno 101 a 200 per ogni turno, quindi sarà un valore random tra questi due valori, di meno fortuna. Ovviamente fortuna perché siamo ghiaccio, fuoco perché siamo contro fuoco, vabbè, ovviamente dipende in base dalle caratteristiche del mostro. Vediamo un po', ok, quindi con Quackpuffo... Il Quacker di ghiaccio attacca in linea e fa anche danni da spinta, quindi fa danni del suo elemento e applica dei danni da spinta. Vediamo se... no, quindi il malus infortuna fa sempre parte del Quackpot. Quindi abbiamo visto che il Quacker di ghiaccio lancia sia il Quackpot che il Quackabuffo che spinge. Quindi vediamo di uccidere. Credo che abbiamo visto, spero, siano tutti tipi di incantesimo dei mostri e vediamo se possiamo concludere il combattimento. Quindi ci rimane solo l'uccellino e intanto contaminazione la stiamo facendo perché mi ricordo che un tempo durava massimo 3 turni, adesso l'hanno aumentata a 5 turni. Era davvero molto bella questa sfida, perché quando ci capitava e riuscivamo a farla vincevamo veramente moltissimi punti esperienza e moltissimi bonus in drop. Adesso dura 5 turni, beh, un po' più facile, meglio così, dai. E vediamo se magari con tempesta di potenza, beh dai, 53 punti non sono male, quindi ci spostiamo magari eventualmente per il panda che forse ci arriva, ci abbiamo un passo. Beh, ok, direi che abbiamo finito il primo combattimento. Quindi questi sono i drop, l'uovo di quel Buck che
lo possiamo, una volta aperto, ci apparirà un Boak e sconfiggendolo otterremo il famiglio, perché se sapete esiste anche il famiglio Boak. Quindi siamo qua alla seconda sala del nido del Quacqua, quindi vediamo sempre il mob, in questo caso il livello 169, ma come vedete i mostri sono sempre gli stessi. Elemento vento, ma un Quacqua, due Quack e un Boak. Quindi direi che abbiamo visto molto velocemente le caratteristiche e i tipi di attacco di questi mostri. Stopperò il video, ci rivedremo alla sala finale. Quindi dopo altri tre mob, tre sale, siamo arrivati alla quinta sala finale. Quindi come avevamo già annunciato, il livello finale del mob, livello 200, quindi abbiamo un Quack di vento, un Quack di ghiaccio, un Quack di terra e un Quack. Tutti livello 50, quindi livello finale di livello 200. Intanto facendo questo dungeon abbiamo sbloccato un piccolo obiettivo dei Quack. Quindi andiamo a vedere, a Macna. Qua come vedete, ovviamente sconfiggere i seguenti mostri completando una sfida. Quindi abbiamo completato il Quack di ghiaccio, il Boak, il Quack e le Quackware. Abbiamo fatto i Quackware, ci mancano i Quackware protettori. I protettori sono quelli che droppano le uova. Comunque, facendo queste piccole sfide, quindi completando una sfida durante il combattimento, abbiamo ottenuto 121 più 121 e otterremo più 121, quindi in totale 360. Più un pieno volo che, completando tutte le quest, otterremo un 380 punti esperienza. Quindi 360 più 380 arriveremo a 700, quasi 750 punti esperienza, facendo poche parole, niente. Quindi questi obiettivi sono abbastanza facili per livellare. Non so cosa c'entri, ma comunque è molto... Beh, comunque, volevo avvisare. Quindi abbiamo visto il mob finale, il dungeon finale, questa è la mappa del dungeon finale, vediamo subito di uccidere, sperando di riuscire a vincere questo combattimento. Quindi è rimasto fuori un PG, eccolo qua, no, non era dentro. Quindi, allora io direi di mettere chi qua? Mettere qua, così, Dolomite qui sopra, così. Dovremmo essere più o meno a posto. Ok, quindi vediamo le sfide, spartizione, statua, non lo so. Quindi, cacchio. Quindi abbiamo subito il Quacqua, cosa fa? Faccia Quacqua allarme atterrato, quindi lancia 2 PA. Poi con Quacqua lealtà entra in uno stato Quack Terra infinito, quindi... adesso vediamo, facciamo con calma le cose, per favore, senza E. Mica banane. Ok, quindi vediamo il Quacqua di... Allora, che domanda. Vabbè, vediamo il Quacqua. Allora, livello 50... 1100 punti vita, diciamo, 1100 punti vita, 9 punti azione, 7 punti movimento, 100% di resistenza a tutte le caratteristiche. Poi, come potete vedere, ha lanciato all'inizio del combattimento, si chiama questa qua, Quacqua lealtà. Quindi si dà 50% di debolezza in un elemento. Sì, in un elemento, quindi ha 75% su tutte le resistenze con 50% di debolezza in un elemento. Che cacchio sto facendo, porca trota. Vabbè, con il 50% di debolezza in un elemento diventa debole a un elemento e quindi riduce la sua resistenza al 25% e basta. Come abbiamo visto, che due palle, non riesco a fare due cose contemporaneamente, non riesco a parlare e giocare. Vabbè, come abbiamo visto a inizio del combattimento, ha lanciato Quacqua lealtà, quindi si è dato uno stato di cultura infinito questo stato, quindi meno 50% di debolezza, più 50% di debolezza. Poi con Quacqua allarme atterrato si dà 2 PA e con Quacqua puffo atterrato lancia e sposta i nemici in linea. Quindi un po' tutti i tipi di attacchi che abbiamo visto precedentemente da questi piccoli uccellini. Quindi adesso abbiamo tutti i PG spostati, ottimo, perfetto. Io volevo fare una piastra così, tanto per, invece non ce la facciamo. Vabbè, lanciamo tortuga a chi non so chi. Quindi, come vedete, la mappa è un po' strana, un po' al centro all'uovo, bordi tutto il resto. Aia. E quindi vi consiglio di stare sempre al centro, perché altrimenti avrete molti danni di tipo spin. Come vedete, adesso ho fatto per due volte con sventramento. Sventramento è un altro attacco in close combat dei Quacker, quindi danni di tipo neutro. Ha fatto così tanti danni perché? Perché il nostro amicone, dov'è? Il Quacker ha lanciato Quacker Gol atterrato. Quindi cosa ci dà? Dà 50 potenza a tutti i suoi alleati, 3 punti azione, 1 punto movimento, 25 potenza e 2 punti azione. Quindi vedete, fa molti danni. Porca trota, cosa stai facendo? Ok, ho sbagliato a cliccare.
Quindi vedete che comunque potenzia un po' i suoi alleati. Quindi con il suo entramento ci toglievano pochi punti azione e adesso ne toglie un po' di più. Quindi stiamo attenti a quando lancia questa spell, perché potremmo avere qualche problema di punti vita. Diciamo punti vita. Quindi a chi è che tocca adesso? L'Osamodes. Quindi magari lasciamolo. Dolomite sta per morire, come vedete 150-170. È un problemuccio questa cosa qua, ma ormai credo che abbiamo finito. Quasi, spero. Adesso moriamo subito. E vabbè, credo che la sfida statua e la sfida spartizione poco ci importi. Non so chi sa di era una fuffa. Intanto vediamo che il Quacker di terra. Sì, il Quacker ha anche evocato un Quacker, quindi evoca, credo, i quack del suo elemento. Quindi se si è dato 50% di debolezza a terra, evocherà solo quacker di tipo terra. Quindi maschera di classe, ci facciamo piastra così ci possono attaccare tranquillamente. Sì, poi vabbè, il quacker di terra, come vedete, ha 100% di debolezza neutro e terra, quindi non possiamo usare frusta dell'incantesimo dell'Osamodas, quindi sarà un piccolo problemuccio per noi. Ma vabbè, quindi l'importante è tenteremo di uccidere prima il Quacqua, quindi così eviteremo di uccidere la sua evocazione. Quindi doppia Soi, come vedete Soi molto potente, finalmente l'ho sbloccata a livello 80, sia il livello 80 per la Soi, sia il livello 80 per il Panda Attack. Panda Attack è un attacco che non possiamo usarlo da ubriachi, ma possiamo usarlo solo da sobri. Peccato perché comunque mi piaceva la collera di Zato. Vabbè, comunque la useremo quando avremo bisogno di vulnerabilità e quindi utilizzare Pansbornia. Eccolo qua, scusa, mi ero dimenticato il nome. Ok, Anfibolo è quasi morto. No, perché comunque ci mancano gli scudi. Allora, questo qui è l'evocazione, quindi dell'evocazione non ce ne può fregare di meno. E direi che con forse togliamo 45 punti. No, forse togliamo 45 punti. No, ne abbiamo tolti 23. Forse evochiamo il cinghiale, forse facciamo danni spinta, forse facciamo danni spinta. No, non facciamo danni spinta. Vabbè, ci abbiamo provato. Quindi Dolomite qui intanto sta avendo qualche problemuccio. Ma vediamo con richiamo di recuperare, di richiamare un po' di vita. Ok, quindi adesso il Quacqua, scusate, lancia il suo ultimo Quacqua Puffo e finalmente è morto, quindi lanciamo, cosa lanciamo? Quando sono tutti in terra. Io direi di fare così. Sì. Quindi con la Soi andiamo direttamente dal Quacco di vento. Ovviamente non facciamo danni a nessuno dei due Quacker. Cioè, il Quacco perché uno è un'evocazione, perché sono terra e quindi hanno 100% di resistenza terra. E adesso vediamo un po' come fare. Quindi magari col Panda diventiamo ubriachi e utilizziamo l'unica, vabbè, la spell di tipo terra, di tipo agilità, perché comunque questi mostri, questi qua, essendo terra, hanno debolezze agilità, quindi 100% di debolezza agilità. Il panda si dà 100 di potenza, facciamo un po' di danni, come vedete 140. E con l'Osamodas adesso vediamo di ci riusciamo, speriamo di riuscire ad ucciderlo. 19, perfetto. Quindi è ucciso. Direi che questo mob abbiamo avuto, a parte qualche difficoltà con l'Osamodas e i Danza, come vedete, hanno la vita molto bassa, perché comunque non ho utilizzato molti scudi durante questo combattimento. E poi, come avete visto, c'è stato quel problema di potenziamento dei mostri nemici. Ma comunque, poca roba. Quindi non possiamo usare. Cosa usiamo qua? Spada divina. Spada celeste, no, spada divina. No, non diamo danni a nessuno. Vabbè, buttiamo spada divina. Ci spostiamo così. Speriamo che il nostro perillo si sì, dovrebbe farcela, dovrebbe. Ok, 122 e ultimo colpo. Ok, finalmente abbiamo ucciso il Quacqua. Questi qua sono i drop, come vedete, quindi Becco e Piuma sono. Le possiamo. Hanno un drop dell'11, del 35, del 30 e del 10%. Scusate, l'11 è la mia percentuale di drop. Come vedete, 75% di tutte le caratteristiche.
e vengono utilizzati per craftare il set del Quaqua, molto utilizzato dai livelli alti per creare delle rune di tipo danni, cioè le rune nuove, quindi rune, vedete, danni acqua, danni terra, che vengono utilizzate per tutti i nuovi equipaggiamenti. Expo non molto alta perché comunque il nostro gruppo supera, mi pare, i 300 punti di livello, mentre questo qua, mondo finale, ha 200 punti di livello. 7 minuti e 30, 5 turni, siamo stati molto lenti, ma vabbè. Quindi vedete, parliamo con l'organizzatore che ha un punto di domanda sopra la testa e quindi dobbiamo completare una quest. Abbiamo appreso una nuova emote a rifiutare, dettagli, e quindi ci è apparsa nella tabella delle emote. Quindi vediamo com'è un po' l'emote a rifiutare. Beh, carina. Ok, vediamo che ci può. No, al punto esclamativo, ma non so cosa significa. Beh, direi che anche per oggi abbiamo visto abbastanza. Abbiamo visto un nuovo dungeon. E apriamo con la U i nostri, con la U i nostri obiettivi. No, l'ho chiusa, cacchio. L'ho riaperta. Guardiamo i nostri dungeon. Come vedete, abbiamo fatto anche il dungeon dei Quaqua. Quindi l'ultimo dungeon che ci rimane è il dungeon, la caverna dei Bulbi, dove incontreremo il Bulbig come mob finale e in questo caso avremo una piccola ricompensa a finire questo dungeon perché otterremo la spell per catturare le anime. Quindi cattura anime con le pietre d'anima riusciremo a soulare i mob che ci piacciono. Direi che magari potremmo anche iniziare l'eterna mietitura, mi pare si chiami, sì, quella che abbiamo visto da Otomai per ottenere il Dofus Ocra, quindi il Dofus che ci dà una P. La faremo con molta calma perché comunque è una quest che ci dà anche molti punti esperienza. Quindi vedremo un po' più avanti come funziona la spell cattura anime e finalmente riusciremo a finire il dungeon della fascia di livello da 1 a 50. Quindi il prossimo sarà la caverna dei Bulbig e voglio anticiparvi che il prossimo sarà il castello del Wewabit, sperando di riuscire a farcela. Beh, direi che anche per oggi abbiamo visto abbastanza. Livelliamo un attimo il PG con. Abbiamo sbloccato l'obiettivo. Eccolo qua, livello 82. Direi che da PM è tutto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale come al solito, così resterete sempre in contatto con i miei video. Iscrivetevi alla pagina Facebook per essere sempre maggiormente avvisati per l'uscita di un nuovo video. E che dire, da PM è tutto e alla prossima puntata!